Nelle storiche terre di Fatima, un luogo intriso di spiritualità e significato per milioni di fedeli, si è verificato un evento straordinario che ha catturato l'attenzione e il cuore di molti. Il miracoloso ritorno della vista di una giovane ragazza durante una messa della Giornata Mondiale della Gioventù. In questo angolo incantevole del Portogallo, Ximena, una sedicenne proveniente dalla Spagna, ha sperimentato un momento di profonda connessione spirituale, che ha avuto il potere di cambiare la sua vita e di ispirare chiunque abbia condiviso questa esperienza. La sua storia, permeata di fede e speranza, si è diffusa rapidamente, toccando le anime di quanti hanno partecipato a questo straordinario incontro di giovani guidati da Papa Francesco. Scopriamo insieme il racconto di questo evento, un'illustrazione tangibile del potere della fede e della compassione divina. Impressionante miracolo a Fatima, una ragazza afferma di aver riacquistato la vista dopo aver ricevuto la Santa Comunione durante una messa della Giornata Mondiale della Gioventù. Prima di proseguire, ti invito a mettere un mi piace al video, in questo modo ci aiuti a diffondere l'informazione. Queste sono le parole di Ximena, una ragazza spagnola di 16 anni, che afferma di aver riacquistato miracolosamente la vista dopo aver ricevuto l'Eucaristia a Fatima, in Portogallo, durante una messa della Giornata Mondiale della Gioventù. La straordinaria storia di questo possibile miracolo ha toccato i cuori e riempito di speranza tutti coloro che l'hanno seguita durante questi giorni nell'incontro che ha riunito più di 1 milione di giovani con Papa Francesco nella capitale portoghese. Ximena ha viaggiato da Lisbona dalla città di Madrid con un gruppo dell'Opus Dei. Nei giorni precedenti, parenti e conoscenti della giovane hanno organizzato una novena per pregare per la sua guarigione a Nostra Signora delle Nevi, festeggiata il sabato 5 agosto, lo stesso giorno in cui Ximena ha riacquistato la vista 2 anni e mezzo fa. Jiménez aveva perso la vista a causa di un problema di miopia, fino a quando le era rimasto solo il 5%. La mattina del 5 agosto, quando anche il Santo Padre stava pregando il rosario al santuario di Fatima, Ximena ha ricevuto ciò che lei stessa definisce un dono dalla Vergine Maria. Questo è quanto ha espresso alla stazione radio spagnola COPE. In un audio, Ximena ha detto di essersi svegliata quella mattina come aveva fatto per 2 anni e mezzo, vedendo molto sfocato. Ha spiegato che era andata a messa con i suoi amici perché si trovavano alla Giornata Mondiale della Gioventù, e dopo aver ricevuto la comunione, ha cominciato a piangere molto perché era l'ultimo giorno della novena e desiderava essere guarita. Ha pregato intensamente Dio per questo. Quando ha aperto gli occhi, poteva vedere perfettamente. La giovane ha continuato a raccontare che è stata un'esperienza travolgente, e ha ringraziato moltissimo per il miracolo, poiché poteva vedere l'altare, il tabernacolo e i suoi amici presenti, e li vedeva perfettamente. Inoltre, ha affermato di essere stata in grado di leggere la preghiera della novena e assicura che riesce ancora a leggere abbastanza bene e che non l'ha dimenticata del tutto. La giovane dice di essere estremamente felice e ringrazia tutti coloro che hanno fatto parte del gruppo di preghiera. Questa è stata una prova di fede, la Vergine mi ha donato un grande dono che non dimenticherò mai, ha sottolineato. Ha aggiunto che avevano pregato la Vergine per 9 giorni per la sua guarigione. Il miracolo vissuto da Ximena è una testimonianza vivente del potere della fede. Ci ricorda che Dio può agire nelle nostre vite in modi sorprendenti e che non dobbiamo mai perdere la speranza, neanche nei momenti più bui. Possa la Vergine Maria, Madre amorevole e compassionevole, intercedere per noi presso suo Figlio e guidarci nel nostro cammino spirituale. Possiamo seguire il suo esempio di fede e fiducia in Dio in ogni momento. Sia lodato Gesù Cristo. La storia di Ximena, il miracolo accaduto a Fatima, si staglia come un raggio di speranza in un mondo spesso oscurato da dubbi e incertezze. In questo incantevole angolo del Portogallo, dove la spiritualità e la fede si intrecciano con il mistero divino, si è svelato un episodio straordinario che ha reso tangibile il potere della fede e della compassione.
mentre il mondo si muove freneticamente, la testimonianza di Ximena ci invita a riflettere sulla profonda connessione tra il soprannaturale e l'umano, tra il visibile e l'invisibile. La sua esperienza, condivisa con gli animi di oltre un milione di giovani guidati da Papa Francesco, è divenuta un faro luminoso di speranza. La giovane spagnola, accompagnata da compagni di fede, ha attraversato terre e confini per giungere a Fatima, portando con sé non solo il desiderio di partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, ma anche la speranza di un miracolo. Durante la messa, mentre il Santo Padre e i partecipanti pregavano il rosario, Ximena ha sperimentato un'illuminazione interiore, una connessione profonda con la Vergine Maria. Attraverso la sua fede e le sue lacrime, ha implorato una guarigione che sembrava impossibile. E come un dono divino, al culmine della sua preghiera, ha riacquistato la vista, percependo il mondo con una chiarezza rinnovata. L'altare, il tabernacolo e i suoi amici erano chiari e definiti, un segno tangibile che il divino può intercedere nelle vicende umane. La sua testimonianza non è soltanto un racconto di miracolo, ma un invito a riflettere sulla fede in tutte le sue sfumature. Essa ci ricorda che, anche nelle sfide più impegnative e nelle tenebre della vita, la luce della fede può rischiarare il cammino. L'esperienza di Ximena è un richiamo a non perdere mai la speranza, a credere nelle possibilità che si celano al di là delle apparenze. Così, mentre il racconto di Ximena si diffonde, possiamo trovarvi un conforto, un insegnamento prezioso che ci accompagna nel nostro percorso. Che possiamo imparare a guardare al di là delle difficoltà, a credere nel potere della fede e a riconoscere che le meraviglie del divino possono manifestarsi nelle situazioni più inaspettate. Che questa storia continui a ispirare e a portare luce nei cuori di coloro che la ascoltano, rafforzando la nostra fede nella bellezza e nel mistero della vita stessa. La storia di Ximena ci invita anche a riflettere sull'importanza della comunità e della preghiera condivisa. Durante quei 9 giorni di novena, parenti, amici e conoscenti si sono uniti in un profondo atto di fede, implorando insieme la guarigione di Ximena. Questa dimostrazione di solidarietà e di amore fraterno ha contribuito a creare un legame speciale tra le persone, rinforzando la loro fede e condividendo una speranza comune. Il racconto di Ximena ci ricorda che la vita è permeata da momenti di meraviglia e mistero che vanno oltre la nostra comprensione razionale. Ci spinge a guardare oltre la superficie delle cose e ad aprirci alle possibilità che si celano al di là dei confini della realtà quotidiana. La sua testimonianza rafforza la nostra fiducia nel potere del divino di intervenire nelle vicende umane, donandoci speranza quando sembra che tutto sia perduto. Papa Francesco ha guidato questa riunione di giovani nella spiritualità di Fatima, in uno sforzo di connessione profonda con le radici della fede cattolica. La storia di Ximena diviene così una sorta di ponte tra la tradizione e la contemporaneità, un esempio tangibile di come la fede possa permeare e trasformare le vite dei fedeli, indipendentemente dall'epoca in cui si trovano. Mentre il racconto di Ximena trova eco in tutto il mondo, possiamo trarne un messaggio di speranza e di rinnovamento. Possiamo trovare ispirazione nell'atto di fede di questa giovane ragazza, nella sua determinazione a pregare, a credere e a sperare nonostante le avversità. Che possiamo portare con noi il ricordo di questa storia e, nei momenti di dubbio o di difficoltà, guardare al di là delle apparenze e coltivare la fiamma della fede che brilla dentro di noi. Che questa storia continui a risuonare nelle nostre anime, un richiamo a non perdere mai la speranza, a credere nel potere del divino e a lasciare che la luce della fede illumini i nostri passi lungo il cammino della vita. Che possiamo essere guidati dalla stessa fiducia che ha guidato Ximena verso il miracolo a Fatima, sapendo che anche nelle sfide più grandi,
La fede può aprirci porte verso l'impossibile.